Immaginati una barriera che ti divide dagli altri, di vivere in un mondo silenzioso, di non riuscire a esprimere le tue necessità e le tue potenzialità, di essere sempre dalla parte sbagliata del muro, un muro che si alza in fretta, ovunque, anche su un campo da calcio. Cambio tutti veloci, come chiamo il cambio, rientrate, uscite, 2 minuti e andiamo al cambio, ok? Mi raccomando ragazzi, concentrati al massimo, non voglio vedere sbagli da nessuno, compresi i portieri, mi raccomando, ok? Dai, andiamo al cambio, su, andiamo, 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 dai. Andiamo a correre adesso. Guarda, quello non dobbiamo fare, quello ci vuole concentrazione, dobbiamo stare attenti, ok? Guarda che sbaglio che ha fatto. Dai, fatta scaldare, muoviti, dai, fatta scaldare. Dai, oh, passa la palla, gira, fai, di, oh, Crema un'altra, Vatti a scaldare, dai, vatti a scaldare. crema un'altra, Vai, vai, vai pure tu, dai, dai. crema tu, crema. Aspetta. Siamo stanchi di rimanere in panchina e quindi eccoci a partecipare alla Call for Ideas della Fondazione Vodafone. L'idea alla base del nostro progetto è quella di organizzare un campionato di calcio a 5 a livello nazionale, nel quale si affronteranno le squadre rappresentative di tutte le 106 sezioni dell'ENS sparse per il territorio. Ogni sezione dovrà costruire la sua squadra, coinvolgendo non solo i soci sordi, ma anche i loro familiari, amici, dipendenti e volontari. Il nostro obiettivo non è solo diffondere la cultura sportiva tra i sordi. Infatti, si dice spesso che la sordità sia una disabilità invisibile e noi con questo progetto vogliamo rendere i sordi e le loro grandi potenzialità visibili a tutti. Con gli strumenti adeguati e la giusta sensibilità delle persone che li circondano, i sordi possono fare veramente tutto. E con quale iniziativa è possibile ottenere tutto questo se non con un torneo di calcio? Il campionato prevede 3 fasi. Inizialmente sarà disputato a livello regionale. Le sezioni si affronteranno per trovare le squadre migliori che poi andranno a rappresentare la regione nel resto del campionato. Per la seconda fase abbiamo previsto 3 divisioni, nord, centro e sud e isole. Le squadre campioni a livello regionale se la vedranno quindi con le rappresentative della propria divisione, per trovare le migliori 4 che si sfideranno finalmente a livello nazionale. Nella terza e ultima fase le squadre rimaste si ritroveranno a Roma per giocare le semifinali e la finale del torneo. La squadra vincente si laureerà campione e vedrà il suo nome scritto nell'albo d'oro della Serie A ENS, che speriamo possa avere anche una lunga storia e rendere la sordità un po' meno invisibile. Ecco quindi che vogliamo farci vedere in tutta Italia, far parlare di noi, creare un evento che attiri l'attenzione sulla sordità e su chi la vive, ma vogliamo anche smuovere i sordi dalla loro comfort zone, favorire momenti di socialità e aggregazione in cui stringere anche nuovi legami, far acquisire fiducia ai tanti sordi che ancora non credono nelle proprie potenzialità.